fare un punto sulla situazione dei percorsi avviati di stabilizzazione avviati da tutti gli enti della provincia. Ente per ente abbiamo cercato di fare un'analisi circa lo stato dell'arte. Ci sono enti che sono in avanti rispetto ad altri, per cui è, diciamo, ci sarà a breve la concreta stabilizzazione di questo personale. In altri enti sono ancora in ritardo. Tuttavia l'altro aspetto molto più importante era quello di oggi di arrivare ad organizzarci meglio ente per ente, individuando dei rappresentanti sindacali per ciascun ente. Solo questa organizzazione, diciamo così, di tipo reticolare a rete ci potrebbe consentirci, diciamo, di migliorare le possibilità di contrattazione e di raggiungere meglio gli obiettivi che ci prefiggiamo. Da solo non si va a nessuna parte. Praticamente noi assistiamo alla globalizzazione, c'è tutto il mondo, è un mercato ormai unico. Come possiamo pensare che da soli possiamo diciamo, aggredire i mercati? Per forza ci vuole l'associazionismo, cooperativo, P. Praticamente dando un prodotto, andando più uniforme, in quanto essendo associate, si può dare un prodotto più uniforme e una garanzia praticamente ai consumatori di una certa quantità, certa per tutto il periodo dell'anno. Abbiamo un mercato che ha delle grossissime limitazioni, in quanto non si riesce a vendere, non si riesce a reggere la concorrenza che viene da paesi con costi enormemente più bassi. Abbiamo una richiesta che in campo nazionale ha subito delle flessioni. Abbiamo un tempo che non ci dà possibilità di lavorare né ci dà possibilità di... Abbiamo una situazione di costi che va sempre peggiorando, che invece di andare verso un adeguamento finisce col avere sempre maggiori oneri e maggiori adempimenti. E credo che qui in Sicilia ci siano molti problemi da affrontare. Primo di tutti è quello dell'aggregazione delle aziende e quindi del cominciare a portare avanti seriamente un processo di ricerca e di innovazione tecnologica, soprattutto nella sericoltura, e quindi con nuove serre, con serre che siano anche riscaldate con riscaldamento ausiliario nel periodo invernale, raffreddate nel periodo estivo, anche perché qui in inverno si produce pochissimo, e in estate altrettanto per il troppo caldo. Un'associazione abbastanza dinamica che è anche già in Sicilia attraverso le cooperative aderenti, Rinascita, Risorgimento, Altopiano, per dire ortofrutta e anche latte, non solo ortofrutta, che associa a tutte le cooperative agroalimentari della Lega delle Cooperative. Vogliamo lanciare la nostra proposta per trovare una soluzione o almeno arginare le problematiche che ci sono nel settore agroalimentare. È importante la scelta di Vittoria perché riteniamo che Vittoria sia un po' la capitale dell'ortofrutticoltura siciliana. Lo dimostrano i dati, lo dimostrano la vivacità delle imprese. Oggi noi vogliamo lanciare la nostra proposta per rilanciare la cooperazione e l'associazionismo, che crediamo che sia ancora una volta una soluzione alla dimensione, al nanismo delle nostre imprese e quindi all'aggregazione dell'offerta. La Sicilia risente quelle che sono le problematiche nazionali. Il problema è quello di rilanciare e probabilmente rivedere e reimpostare un po' quelle che sono le problematiche del mondo ortofrutticolo e in particolare in questa provincia, in questa regione, quelle che sono le problematiche delle produzioni, che sono produzioni importanti da cui Coop attinge abbondantemente e ne riscontra poi quelle che sono le problematiche sostanzialmente di tutti i giorni. Siamo convinti che oggi la sfida è la competitività e dalla conquista dei nuovi mercati può da una parte significare la marginalizzazione dell'agricoltura siciliana, ma anche può essere la sua risorsa, la sua opportunità. Per fare questo noi pensiamo che il singolo produttore da solo non ce la può fare. L'associazionismo rimane la carta vincente, la cooperazione è lo strumento di impresa più efficace perché si possa elevare la qualità della produzione e soprattutto la remunerazione dell'attività dei produttori. Altro si deve dire che anche l'azione di forza dura presso la Regione per la NACE e per il finanziamento di queste fonde a suo tempo è partita anche a Ragusa, perché questo è un progetto che parte da molto lontano. Già siamo alla fine degli anni 90 in cui si sentiva già l'esigenza di questo ambulatorio, però chiaramente per mancanza di fondi c'era difficoltà
di attivarlo. Le uniche armi che abbiamo è quella della sterilizzazione e dell'anagrafe canine, quindi che si faccia questo a Ragusa è estremamente importante e ringraziamo per questo il sindaco e l'assessore Di Paola di Ragusa appunto per questo importantissimo intervento per i diritti degli animali. Comunque l'anagrafe canina è anche un contrasto contro l'abbandono e in generale contro il maltrattamento degli animali, quindi è un intervento estremamente incisivo e intelligente. La poesia rappresenta l'espressione dei sentimenti e i sentimenti sono insopprimibili e quindi oltre alla quantità di partecipazione c'è stata anche la qualità ragazzi dai 13 ai 30 anni hanno partecipato, diciamo numerosissimi, abbiamo individuato e purtroppo il vincitore di Rovigo vive a Milano e per motivi di lavoro lavora a Milano, non è potuto venire. Comunque il secondo premio è stato dato a un giovanissimo ragusano, perché il vincitore ha 28 anni, 27-28 anni, e secondo è arrivato un 20-21enne, un universitario di Ragusa. A questi riconoscimenti, alla fine il primo gol è un premio importante, però sono contento soprattutto per la poesia in generale, soprattutto spero che questo premio che viene dato a me sia di buon auspicio per i giovani ragusani affinché imparino a conoscere la poesia e a valorizzarla, anche in dialetto, non soltanto in lingua italiana. Una cornice per poter avviare dei programmi culturali che servono per la formazione, per l'elevazione della gente, di chi è disposto a recepire determinati messaggi e che mira a una formazione sempre più moderna, più civile, più idonea alla realtà. Lei è stato coraggioso perché per portare avanti questi restauri ci vogliono tanti, tanti soldi. Coraggioso, sono stato spinto dall'amore per l'arte, prima cosa, e poi per l'amore del sito, perché è un ambiente magico che irretisce e che quindi una volta che si è prigionieri si vive in gioia anche in catena. Quando è che ha deciso di iniziare questi lavori? Nel 97 grosso modo, fine 97, perché si è dovuto attendere la scadenza del contratto precedente e quindi dopo abbiamo avviato con l'architetto Floridia il programma di restauro di questo teatro. Certo, i preventivi come al solito sono molto incoraggianti, ma strada facendo le esigenze aumentano. E poi c'è un detto nostro siciliano che dice e ciù e assessì ed è andato avanti e così abbiamo aggiunto qualche centinaio di metri quadri in più nell'opera del restauro senza contributo. Architetto, ci racconta com'era questo teatro, innanzitutto a che epoca risale a vostro avviso? Dunque il teatro risale al metà 800, alla seconda metà dell'Ottocento sicuramente. L'abbiamo trovato in condizioni mediocri, le pareti erano tutte pitturate con colori molto forti, accesi, c'era un rosa tendente al rosso per tutte le pareti, quindi erano stati coperti
un pochino tutti questi disegni che ci sono nelle colonne, perché questi che invece vediamo nei parapetti dei palchetti li abbiamo creati noi, riprendendoli da quelli della volta, li abbiamo riportati sui parapetti, dove invece erano state attaccate delle cornici in gesso con altri disegni così a fantasia, che poco avevano a che fare con il teatro, con gli affreschi del teatro. La cosa però importante di questa ristrutturazione, avvocato, mi sembra che non si tratta soltanto dei decori, dei tessuti, delle poltrone, delle rilucidature, verniciature, ma c'è un intervento architettonico importantissimo, perché voi avete scoperto altri vani. Lei sapeva che c'era dietro questo teatro un altro vano che era sottostante al vostro palazzo qua di Ibla? Non lo sapevo, perché l'ambiente è abbastanza vasto e poi io non ho nessuna capacità tecnica di poter considerare gli spazi più o meno. Poi ci sono dei muri di sostegno spessissimi, anche a volte di 2 metri, quindi è difficile calcolare da, così, dall'esterno. Infatti, durante le operazioni di rilievo dell'architetto, il povero architetto ha avuto delle difficoltà per sovrapporre, per delimitare determinate zone, perché abbiamo scoperto che c'erano dei terrapieni che sconoscevamo. Cos'è questo terrapieno? E soprattutto ora che cosa accadrà in questo terrapieno? Come lo utilizzerete? Dunque, noi intanto bisogna tornare un po' indietro. Abbiamo iniziato i lavori di progettazione, di rilievo e di progettazione tra la fine del 97 e l'inizio del 98. Abbiamo completato il progetto, che è stato poi approvato nel gennaio del 2000, e abbiamo iniziato i lavori a settembre del 2000. Durante il corso dei lavori ci eravamo già accorti, se magari è più facile con il supporto di una planimetria, ci eravamo accorti di questo vano che non risultava accessibile ed era murato da tutte le parti, non c'era possibilità di accedere, quindi non si sapeva cosa ci fosse qui. È un vano parallelo alla sala, no? Parallelo alla sala. E sopra questo vano c'è un terrazzo sul quale affacciano, diciamo, il piano nobile, l'affaccio su questo terrazzo, con delle panche in pece e degli altri decori. Lei avrà fatto dei sondaggi? Sì, praticamente durante il corso dei lavori abbiamo iniziato a stonacare e ci siamo accorti che sotto l'intonaco c'erano delle porte murate. In corrispondenza di queste poi abbiamo riaperto, anzi in verità solo una. Appena ne abbiamo vista una, ci è venuto subito l'idea di fare dei saggi, quindi delle perforazioni sulle 4 pareti, per vedere cosa ci fosse all'interno di questo vano. Con l'aiuto dell'architetto? Ce l'avete fatta? Ce l'abbiamo fatta, sì. Diciamo, sì, 3 persone. Ci vogliono delle particolari attitudini per, insomma, lavorare su queste pareti con questi decori? Con l'aiuto suo, perché se non sarebbe stato il suo accordo tutto questo non sarebbe riuscito. Secondo me è così.